Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli, come state? Spero alla grandissima, mi raccomando, vi voglio sempre più numerosi in questo canale perché dobbiamo cambiare le sorti della vendita in Italia, perché c'è un sacco di gente che conta un sacco di stronzate lì fuori e noi dobbiamo cercare di mettere ordine. Benissimo, di cosa parliamo oggi ragazzi? Come gestire le obiezioni. Devi sapere che saper gestire le obiezioni è una delle primissime cose che insegno quando vado a formare la rete vendita di qualcuno oppure quando un venditore decide di affidarsi a me, ok? Perché ragazzi saper gestire le obiezioni nella vendita è fondamentale? Perché provate ad immaginarvi l'incontro, cos'era, Rocky Balboa con, come si chiamava l'altro, Ale? Ah sì, ecco, esatto, la regia adesso mi ha finalmente suggerito Rocky Balboa con Ivan Drago, esatto. Provate a pensare se Rocky Balboa fosse stato impreparato a prendersi tutti quei cazzotti che si è preso, ok? Sarebbe, ovviamente avrebbe perso l'incontro. Quindi saper gestire le obiezioni alla vendita vi prepara, diciamo, a prendere gli schiaffoni dal cliente. Cioè siete preparati e quindi non vedete l'ora di prendermi un cazzotto dal cliente, ok? Quindi, com'è che si gestiscono le obiezioni? Allora, dovete farmi un elenco. Quindi, mi spiegate perché ogni volta che un cliente vi fa una fantomatica obiezione rispondete sempre in modo diverso? Non si risponde in modo diverso, sempre, ok? Quindi, se sapete che il cliente vi fa quelle quattro cazzo di obiezioni, 4, 5, fatevi un elenco, ok? Fatevi un elenco. Dopodiché, una volta che vi siete fatti l'elenco, dovete fare due cose. Dovete imparare ad anticiparle oppure dovete imparare a gestirle. Quando è che si anticipa un'obiezione? Non so, vi fate l'elenco delle obiezioni, benissimo, ne trovate 4. La prima, facciamo un esempio, vi viene fatta, vi viene mossa l'80% delle volte. Quindi se vi viene mossa l'80% delle volte vuol dire che dovete anticiparla, perché così tappate la bocca al cliente, cioè non ve la dice lui, gliela dite voi per primi, ok? Vanno invece gestite, quindi facciamo finta che le altre non si presentano l'80% delle volte, quindi questa, 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 quindi fatevi l'elenco e fate i colori, quindi rossa se vi viene mossa 9 volte su 10, verde basta invece viene fuori ogni tanto. Cioè se viene fuori ogni tanto non ha senso anticiparla, andate a gestirla, ok? A proposito di questo, se vuoi diventare un vero re nella gestione delle obiezioni, ho ideato un corso per te, ok? Qui sotto c'è il link, vattelo a prendere immediatamente perché ti risparmio un sacco di tempo. Andiamo avanti, quindi script 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cosa vuol dire script 1, 2, 3? Vuol dire che per ogni obiezione devi avere 3 scriptini fatti bene. Se non hai voglia di perdere tempo, prendi un'ora di consulenza con Giuliano e Danieli, ok? Perché dico 3? Perché è meglio averne 3 all'inizio, provarli, vedere quali funzionano meglio e poi magari ne tieni uno. Punto 4. Ah, a proposito, volevo dirti che ho deciso di rilasciare le registrazioni della Sales Mastery, bellissimo corso che ho fatto con il mio amico Jordan. Puoi acquistare oggi le registrazioni. Ci sono veramente tantissimi video di contenuto sulla vendita, su come avere una mentalità d'acciaio per vendere di più e tantissime altre cose. Comunque, se vai nel link, troverai poi la relativa pagina dove ti racconto tutto quello che trovi all'interno. Ma devi imparare a memoria gli script. Perché devi imparare a memoria gli script per gestire quelle? Perché tanto ragazzi sono sempre 4-5 le obiezioni, quindi voglio dire, non è difficile imparare a memoria. Ma perché è importante? Non potete pensare alle parole da dire e l'ordine esatto quando avete il cliente davanti. Le parole dovete averle in testa perché dovete concentrarvi sul paraverbale e non verbale. Paraverbale, che cos'è? È l'uso del tono, come sto facendo io con voi, ok? Non verbale è la gestualità, come sto facendo io con voi.
Perché? Perché, ragazzi, il tono, quindi paraverbale, ok, e il non verbale imprimono proprio alle vostre parole una potenza incredibile. Ok, quindi è inutile recitare quello script, quello script per gestire le obiezioni così, con il tono così, costi troppo. Ok, perché costo troppo? Cioè, capite? No, costo troppo. Fammi capire, Giuliano, è l'unica cosa che dobbiamo risolvere io e te per stringerci la mano? Oppure, costi troppo, cosa pensavi di investire in questa cosa che è così strategica per te? Vedete? Perché io ho gli script in testa, ok? Ho gli script in testa, quindi riesci a dargli un impatto, ok? Oppure, costi troppo. Come costi troppo? Ma al di là del fatto che costi troppo, questa roba pensi possa funzionare per te? Sistema del looping di Jordan Belfort, che adesso vi ho dato tre modalità diverse di gestione di un'obiezione, okay, che trovate all'interno direi delle obiezioni, quindi correte a prenderlo. Se non volete andare a prendere quello e volete lavorare direttamente con me, prendete un'ora di consulenza con me. Quindi, ragazzi, le obiezioni si gestiscono così: due paginette di script, imparo a memoria e poi cosa faccio? Mi metto davanti allo specchio e scorreggio, no, mi metto davanti allo specchio e provate. Così, ok, l'uso della mimica, l'uso del tono, ok, costi troppo. Costo troppo? Cioè? Si chiama rispecchiamento verbale questo. Ragazzi, ho capito? Quindi tutte queste cose dovete saperle fare. Per cortesia, fate un esercizio, fatevi un elenco, scrivete quella che dovreste anticipare, scrivete quelle che dovreste gestire. Provate a buttare giù uno script, provate a imparare a memoria, provate a mettervi nel cesso, ok, mentre state facendo la caca, tirate fuori le obiezioni. Oppure davanti allo specchio, dopo che avete fatto tutto questo lavoro, per cortesia prendete un'ora con me, oppure prendete delle obiezioni e andate a rifinire il lavoro che avete fatto, ok? Per il momento è tutto, non vedo l'ora di conoscerti, un saluto da Giuliano Danieli, ciao, ci vediamo alla prossima.